Luciano Vignali per Agenzia Stampa Italia con la Iena Ismaele La Verdara. Oggi qui al Campello abbiamo un libro sulle elezioni di Palermo, che l'ha visto candidato nel 2017. Ismaele, ci parli brevemente di questa sua opera e insomma di questo tuo libro che oggi presenta. Felice di essere in Abruzzo, di tornare in Abruzzo. Sono venuto già tante altre volte ed è una regione che mi accoglie sempre con grande ospitalità. Sono letto Maroppello per presentare questo ultimo libro, Il peggio di me, edito dal Piper First, Fatto Quotidiano, e racconta in sintesi la mia esperienza da candidato sindaco di Palermo, dove ho raccontato attraverso anche questo documentario Italia Politics for Dummies il retroscena della politica italiana. Una sostanza in questo libro invece mi soffermo molto di più su un aspetto autobiografico, racconto diciamo il retroscena del documentario e provo a tracciare dei passaggi diciamo importanti di quello che è un po' lo specchio della politica italiana attraverso la mia breve esperienza e piccola esperienza ma rappresentativa di una certa sintomatologia della politica e della molto spesso purtroppo sempre frequente politica del voto di scambio politico. Per Agenzia Stampa Italia ringraziamo Claretto Manoppello, Ismaele La Verdara e Cristiano Vignali, tutto, grazie. Grazie.